mi infastidisce di più. E che cosa continua invece a stupirla? A stupirla, senz'altro, a stupirmi è la capacità di inventiva. Credo che gli italiani siano il popolo con le maggiori risorse al mondo che abbia conosciuto. E che cosa infastidisce? Infastidire una certa sciatteria. Ecco, è un peccato che le cose a volte vengano strascinate. Giovanna, lei in questi anni ha visto e raccontato il crollo dei miti anche. Sì. Ne parlavamo poc'anzi, la scomparsa di ideologie. Qual è stata, secondo lei, la più grande illusione di questo secolo? L'illusione più grande? Sì. La ricerca dell'uguaglianza. E gli ideali invece che resistono ancora, quali sono? La speranza di farcela. Lei è una donna di speranza? Oh sì, si abbatte mai? Oh, capita a tutti, però non è nel mio carattere. Le capita di piangere anche? Sì, sono molto vulnerabile. Ha pianto anche per amore? Oh sì. Ha fatto piangere per amore pure? Anche. Le piace essere corteggiata? A volte non me ne accorgo, non saprei dire, sì, se qualcuno mi interessa sì, ma essere corteggiata per essere corteggiata, no, mi lascia indifferente. E ha mai corteggiato lei, insomma, la prima mossa nei confronti di un uomo? Ha mai invitato a cena un uomo che le piaceva, che le affascinava? Sì. Che cos'è il fascino per lei? Oh, cos'è il fascino? Il fascino viene da dentro, viene dalla personalità, viene dal modo di muoversi, dal modo di parlare, e da una profondità che si ha dentro. La classe, l'eleganza? Sì, ma sono già un complemento del fascino, non sono la sostanza.